sono le 5 del mattino, 5.10, sono in ritardo e devo andare a lavorare. Ma che schifo di strada devo fare per andare a lavorare, va? E tra che sono arrivato. Bella, rieccice. Allora, finito di lavorare, 2.15, 14.15, si va verso casa, devo tirare su un paio di fogli e poi andare dalla mia mamma a sistemare una questione. Dopodiché si torna indietro e si comincia a girare il video di Natale con il buon Michele Burla. Quindi il video è girato prevalentemente di sera, quindi le luci che avremo stasera saranno perfette, ma ci sono due parti, una in cui simulerò la luce della luna o di un lampione che arriva da fuori per illuminare un pochettino la parte interna della casa, perché sarà quasi completamente al buio, sarà illuminata solamente dalle luci di Natale, dell'albero e le luci quelle attaccate al muro così. E poi dovrò cercare di simulare la luce diurna che entra nella camera da letto. Allora, la luce solare abbiamo scartato l'idea perché non veniva assolutamente. Quindi dobbiamo fare queste due prove. Al limite, se proprio vediamo che non viene la parte con la luce diurna, dovremo girarlo effettivamente di giorno. Quindi rivediamo stasera cosa si riesce a fare con le luci che ho io a disposizione, le mie che ho a casa, senza dover andare a noleggiare niente e comprare niente. Quindi adesso dovrò fermare a far benzina, andiamo a casa, vado a casa, preparo il tutto e ci vediamo dopo direttamente da Michele. Quindi, adesso che tutto il contorno è stato fatto, devo preparare il tutto perché tra poco Michele citofona. Camera rig l'ho già preparato. La luce, questa, e probabilmente mi porto dietro anche l'altro, di luci non se ne ha mai abbastanza. Quindi, i due faretti e i due tubi LED, e dovremmo essere a posto. I costumi di scena, andiamo da Michele. Fabio, tutto posto? Sì, tutto bene. Ciao Fabio. Lei non comparirà nel video? No. Non compari mai? No. Perché? Perché io sono nelle retrovie. Nelle retrovie, come Jessica, lei compare nelle retrovie. Ciao. L'attore protagonista. Ciao, fate belle cose, sono ben tornato al lavoro, ci riposeremo da morti. Citazione Pirati dei Caraibi. Allora, adesso la cosa che mi preme più di tutti, come dicevo prima, è cercare di capire se l'effetto luce di notte vengano. Lui mi sta mettendo a fuoco te, ma non mi sto a vedere parlare. Non lo so. Quindi adesso facciamo un attimo questa prova e poi mettiamo giù il set come l'abbiamo già provato l'altro giorno. Sta parlando, sta casino. Fa niente. Ma ieri no. No, vabbè, ciao, era bello. Io non appaio nei video, ma dietro. Abbiamo girato parte centrale dove si snocciola tutta la storia praticamente. Buon Michele si sta cambiando d'abito. Aspetta. Siamo come bracchetti, aspetta, mi riprendi? Sì. Allora, siamo riusciti a ricreare per quasi perfetta, diciamo che è venuta. Ah, bellissima! La luna è venuta bene e spettacolo. In pratica cosa abbiamo fatto? Abbiamo messo. Adesso vado fuori che vi faccio vedere. Allora, abbiamo messo questa luce su luce fredda praticamente.
siccome ci sono i catarifrangenti intorno, li abbiamo coperti di modo che si vedeva solo la palla e basta, e quindi abbiamo simulato la luce della luna che entrava dalla finestra, e tutto il resto erano le luci che vedete qua intorno. Quella lì è Joe, che per tutto il tempo è rimasta chiusa nello stanzino. E adesso Michele si cambia, facciamo la prima parte e l'ultima parte in pratica, giusto? Adesso faccio l'attore protagonista. Ok. Quindi l'antagonista. Quindi adesso... Dov'è il mio pigiama? Non lo so. Quindi adesso... Che hanno una maledente! Fai vedere. La maglietta della Vex. Perfetto. È molto natalizia, no? Però... Sì, ci sta, ma la Vex è sempre natalizia, cioè, non può non essere. Sono il meccanico della Ferrari. Andate a vedere il video di Natale, mi raccomando. E ci vediamo nel prossimo video.